conferenza di questa sera è stata intitolata Società Solida. Perché questo termine società solida? E abbiamo deciso di utilizzare questo termine per indicare una società che, diversamente da quella attuale, riesca a trovare un proprio equilibrio puntando su rapporti solidali aperti, che vedano nell'altro una possibilità di crescita e di confronto e non solo un mezzo. E alcuni concetti come solidarietà, sussidiarietà, accoglienza, condivisione sembrano ormai inconciliabili con le attuali concezioni di vita. E speriamo che gli ospiti di questa sera e le loro testimonianze ci dimostrino il contrario. E vedremo come appunto queste parole possano riconquistare una posizione centrale nella vita di tutti i giorni. E adesso io cedo subito la parola a Bruno Volpi, che ci parlerà un po' dei condomini solidali e spero anche della sua esperienza in Ruanda, visto che stasera molti dei ragazzi partiranno a breve per l'Africa. Prego. Grazie. Beh, io non so, sono un po' a disagio, perché andare in università, uno che ha fatto l'operaio, a parlare insieme a professori, allora credo che devo dirvi un po' chi sono, perché sennò io non ho titoli da esibire, voi dite, vabbè, quello lì, no, io ho studiato sulla strada Così vi prendo, anche perché è invitato a parlare, anche a dire due parole sull'esperienza. La mia università io l'ho fatta in Ruanda. E, ecco, allora vi dico qualche cosa come mai sono finito in Ruanda. Dunque, io intanto sono stato in seminario fino a 19 anni. Poi, uscito dal seminario, sono andato a finire a lavorare alla Moto Guzzi, perché sono di Mandello. A Mandello lavorano tutti la Moto Guzzi. E io sono stato 6 anni e lì ho capito un po' il mondo operaio, che cos'è, che cosa vuol dire lavorare. Ho visto poi dove lavorava mio padre, che per 34 anni ha lavorato alla Moto Guzzi, dove cromavano i manubri e quelle cose lì. In una cantina praticamente, con tutti la galvaloplastica, tutte quelle cose, e io ho capito che quella non era la mia vita, non perché non mi piacesse lavorare, ma perché sentivo che forse c'era altro. C'è da dire anche che, avendo fatto il seminario per 7-8 anni, qualche cosa mi era rimasto del seminario. Poi frequentavo la parrocchia e mio parroco diceva che ero un protestante, perché protestavo sempre, non ero mai contento, ma la mia protesta era perché mi faceva rabbia sentire gli stimoli che sentivo in parrocchia o anche negli incontri che si facevano anche allora. Non eravamo proprio tutti tonti anche noi negli anni 50, e che mi stimolavano, che mi facevano capire che c'era altro, che non era soltanto il lavoro. Per dirvi, quando andavo a lavorare io ero stato assunto come manuale specializzato, perché avevo studiato, e il problema è che, avendo studiato, pretendevano da me quello che poi non mi pagavano, e io non ero proprio disposto a lasciarmi. E allora reclamavo, per dirla tutta, siamo arrivati ad uno sciopero. E abbiamo fatto sciopero 15 giorni. Alla fine non ero in discussione soltanto io, ma alla fine dei 15 giorni mi sono trovato manuale comune. Sono stato degradato, però stavo studiando. Ecco, la mia rabbia, la mia protesta era che sentivo che non era giusto avere due vite. La vita dei miei interessi, che sentivo, per quello studiavo pure alla sera,
e poi la vita invece quotidiana, cioè la vita la mia vita, i miei ideali, ecco, i miei ideali e invece il quotidiano, il lunedì mattina andare a lavorare e lavorare come si lavorava allora, anche se all'orizzonte c'era un po' il benessere, c'era un po' di azzurro che si annunciava. E così questa sentivo che era uno stiracchiamento, una schizofrenia che io sento ancora oggi in certi miei amici, in tanti miei amici, questo doppia vita. Perché noi laici dobbiamo avere due vite? Perché? Non è possibile invece, la felicità è unificare quelle due cose qui. Ecco, io sono partito da lì. Questo disagio, poi ho trovato Enrica, mia moglie, che anche lei, non so se ce l'aveva anche lei, finita la quinta elementare, l'hanno mandata a lavorare, ha lavorato fino a 24 anni quando l'ho sposata. E anche lei ha queste cose, sentiva anche lei in un certo qual modo questa... E così abbiamo cominciato a cercare, a guardare fuori dall'orizzonte. Il mio paese è incassato giù, il lago di Como è incassato in mezzo alle montagne, di orizzonte se ne vede poco, ci sono le montagne di fronte. È così, a guardare lontano, i missionari, poi vedo qui gente che ne sa più di me, e raccontavano delle cose, avevo letto di quel svizzero che è andato in Gabon a mettersi un ospedale per ammalati per ammalati la lebbra, e io dicevo, io sto diventando un geometra, potrei andare a farglielo io l'ospedale, lui oppure il missionario, facciano i missionari, la chiesa gliela costruisco io. Così è nata un po' la nostra voglia, un po' anche di scappare dal nostro quotidiano che mi sembrava che ci chiudesse gli orizzonti. Beh, per farla breve, sono andato in Francia perché in Italia ancora i missionari laici non ce n'erano. E la prima volta che sono uscito dal mio paese sono andato in Francia, a Lione. Io volevo andarci con Enrica, ma sua mamma ha detto prima la sposi e poi vai dove vuoi. E così sono partito da solo. E in Francia abbiamo fatto un corso di preparazione. E per partire prima da solo, e poi quando sono venuto a casa ho sposato Enrica e siamo partiti tutti e due, abbiamo messo quelle poche robe che ci avevano regalato per il nostro matrimonio e siamo partiti con un baule in due per star via 2 anni, e poi siamo rimasti 8. Siamo partiti in due e siamo venuti a casa in 7, ecco, la mia luna di miele è stata quella roba lì, ma è stato anche l'università. Ecco, 3 cose vi voglio dire dell'Africa. La prima è che gli africani non si erano preparati a riceverci. Noi credevamo di andare a fare i missionari laici, non capivamo nemmeno se dovevamo andare a insegnare catechismo. Invece il vescovo, quando arriva giù, un vescovo africano, mi dice: guarda, mi hanno detto che tu sei capace di costruire. E io ho detto, beh, insomma. E lui mi dice, tira fuori tutti i talenti che hai, tutto quello che hai, fallo, vedrai che non ti mancherà mai niente. E noi ci siamo buttati a corpo morto, come si dice. Però gli africani non avevano fatto un corso di preparazione, quindi ci prendevano tutto, giorno e notte, venivano a vedere cos'erano questi due che non erano né frati né suore. E così abbiamo capito che ci facevamo perdere tempo intanto. Io gli offrivo il caffè, guai, dopo non gli offrivo più nemmeno il caffè, se no non andavano più via. E loro arrivavano con la birra. E stavano lì e non andavano via. È importante quello che sto dicendo, perché io a Brianzolo, gente che fanno così e trasformano tutto in oro, arrivato giù a perdere tempo,
e dicevo: voi mi fate perdere tempo, io non sono mica venuto per quello, e ho dovuto imparare a perdere tempo. È il primo messaggio che vi do: imparate a perdere tempo. Perché perdere tempo? Quando io mi arrabbiavo con Enrica, anch'io dovevo fermarmi a guardarla negli occhi e perdere tempo, perché se non aprivo la bocca perché ero talmente arrabbiato e stavamo lì. Ecco, perdere tempo significa recuperare la relazione, che è quella cosa che manca oggi. Oggi abbiamo il telefonino ma non la relazione, è la prima cosa. Perché i miei amici africani, i miei amici ruandesi non andavano via se non riuscivano a farmi capire quello che volevano dirmi. E così ci hanno insegnato un'altra cosa, ci hanno insegnato che per aiutare un altro devi stare ad ascoltarlo, per forza non potevo fare altro, e devi ascoltare l'altro. L'ascolto oggi è un'altra cosa che manca. Nelle nostre... Io quando parlo con Enrica, dice tre parole, io ho già capito tutto, e dopo invece non ho capito niente, perché nel frattempo che lei parla io cerco la risposta. Invece devi ascoltare fino in fondo, perché io non potevo fare altro con gli africani, potevo ascoltare. Ecco, e quindi aiutare gli altri. Cosa vuol dire aiutare un altro? Mica fargli fare... Io pensavo di far fare agli africani quello che mi ero preparato io. E anche lì mi hanno fatto capire, mi hanno guarito piuttosto dal dover fare il bene ad ogni costo, che è una malattia nostra tipica di noi cristiani, eh? Facciamo quello che vogliamo, poi facciamo il bene per andare in paradiso. Adesso io banalizzo, ma comunque capite cosa voglio dire. Ci hanno detto: state buoni che quando abbiamo bisogno ve lo chiediamo noi. Quante volte con i miei figli mi ha aiutato questo? Perché io volevo fargli fare quello che volevo io. E i miei figli avevano imparato bene, dicevano: papà, anche perché avevo dei ragazzi non fatti da noi in casa mia, ho sempre avuto una famiglia allargata, e mia figlia maggiore diceva: oh, papà, quello lì perché non è tuo figlio, fa quello che vuole, io devo fare quello che dici tu. E così mi veniva in mente che anche i miei africani erano così. E così aiutare gli altri significa ascoltare e poi al massimo dire: senti, io ho capito quello che vuoi, ma io non posso aiutarti. Bisogna essere chiari. Oppure ti sporchi le mani e aiuti, perché aiutare un altro è sempre sporcarsi le mani, o quasi sempre. Poi un'altra cosa, un volontario va in Africa gratis. Il volontariato è gratis, no? E il vescovo mi dice: fai quello che sei capace di fare, vedrai che non ti mancherà niente. E io l'ho ascoltato, da allora non ho più corso dietro i soldi, però sono diventato vecchio lo stesso, e insomma mi sono divertito nella vita, di cose mi sono divertito a fare delle cose, e ho capito il valore dei soldi. I soldi ci vogliono, ma se tu non ci corri dietro, voi ci credete che se voi non smettete di correre dietro come matti giorno e notte per guadagnare quattro soldi, i soldi vi corrono dietro? Voi dite che sono matto io. Eppure, perché adesso i preti, le suore fanno una vita sola? Non so, io adesso questo che ho qui davanti agli occhi, ma pensate a Don Bosco, il giorno che avevano bisogno trovavano sempre qualcuno che gli dava quello che aveva bisogno. Io l'ho provato anch'io, che non sono né Don Bosco né questi. Quando la provvidenza la c'è, diceva Manzoni. Va bene, ecco, venuto a casa con queste idee per la testa, con cinque figli, ne avevamo fatto quattro, poi la quinta l'ho trovata già bella fatta, perché un mio operaio è arrivato con uno straccetto, la mamma di notte ha messo al mondo la bimba e lei è morta, e mia moglie aveva appena avuto una figlia anche lei, e così sono diventate due e poi sono diventati cinque. Ecco, venuti a casa dopo 8 anni di una luna di miele,
come dicevo prima, in Africa, un'ora di miele non vuol dire che siamo stati giù a grattarci la pancia, eh? Io avevo 300 operai da corrergli dietro, operai che, perché facevamo tutto a mano, non c'erano mica i mezzi, avevamo quattro carriole, un po' di picconi, un po' di badili, però la scuola l'abbiamo messa in piedi lo stesso. E ecco, venuto a casa con queste idee, potete immaginare che è successo. I miei fratelli dicevano che non avevo più voglia di lavorare perché facevo fatica a tenere il lavoro. Il mio datore di lavoro erano il 71, erano gli anni, l'inizio degli anni 70. Io dal lavoro lo trovavo, il guaio è che non riuscivo a tenerlo. Il mio padrone diceva: oh, se vengo in Africa chi è? E io non capivo cosa volesse dire. E poi ho capito, diceva: se fai così i tuoi operai non ti rispettano, capito? Chissà cosa facevo. E allora cambiavo lavoro. E poi un bel giorno sono scappato, non sono nemmeno andato a ritirare il libretto e ce l'ha ancora lui. Anche quei quattro soldi che c'erano. E poi c'è un altro problema, che io andavo via il mattino presto e tornavo la sera tardi a casa, come fanno tutti o quasi tutti quelli che lavorano, e arrivavo a casa stanco, morto, arrabbiato, perché attraversare l'Ecco non c'era il ponte nuovo, ci voleva un'ora di coda almeno, e così arrivavo a casa stanco, arrabbiato, e trovavo l'Enrica che, insomma, io ho lavorato, io avevo bisogno di riposare, avevo bisogno di mangiare e andare a dormire in fretta, e invece trovavo l'Enrica che invece non era stata a casa a far niente. E i bambini bisognava, questo qui non ha fatto i compiti, allora dovevo fare i compiti, poi finivo che li facevo io per fare in fretta, perché domani mattina devo andare a lavorare io. Così lì ho imparato cos'è la crisi familiare. Non giriamo intorno al vaso, la crisi familiare è questa: due che si amano, si sposano perché si amano e mettono insieme la fatica della sera. Altro che amore, ma scherziamo? Leggete le statistiche, cosa dicono i giovani coppie sposate dopo 3 anni, dopo 5 anni, dopo 10 anni, se pensano ancora all'amore. E così abbiamo detto: ma noi siamo stupidi, noi sappiamo che si può vivere in un altro modo. E così allora abbiamo detto: e allora cosa facciamo? Andiamo in Africa un'altra volta, e con 5 figli. E allora io ho detto: senti Enrica, vado a Milano a vedere io. Sono andato a Milano un giorno che c'era una nebbia, arrivato a Monza, una nebbia, che io al mio paese non c'era la nebbia, non arrivava mai fine. E io volevo tornare indietro, però quella nebbia mi ha impedito di trovare la strada per tornare indietro. E allora sono andato avanti, e così è cominciata la storia. Così è cominciato il nostro, a Milano, quando uno sta male al paese va in città, e sono andato in città anch'io. Erano gli anni 70, erano gli anni della contestazione, erano gli anni difficili, e io ho trovato della gente con la quale parlavamo un linguaggio che ci comprendevamo. Loro dicevano, ce l'avevano con la chiesa, ce l'avevano con lo Stato, con la famiglia, col lavoro, perché non volevano vendersi al padrone. C'erano i preti operai, ma c'erano anche anche gli ingegneri operaio. E così ho trovato quella gente. E io dicevo a loro: ma io saprei un modo di vivere diverso, però non lo so se a Milano è possibile. Così è nata la comunità. La prima comunità è nata così, non su un progetto, su un bisogno. Le cose noi le facciamo se abbiamo bisogno, se non abbiamo bisogno non le facciamo. È talmente lapalissiano questa affermazione che... Però è così, non le facciamo per gli altri, per il bene della nazione o del paese. Lo facciamo perché abbiamo bisogno noi, ma guarda caso che il mio bisogno è anche il bisogno di altri. E allora a Milano abbiamo imparato ad allearci. Erano gli anni che si facevano le comunità, le comuni, i gruppi, i figli dei fiori,
sono nati in quegli anni lì, anche noi eravamo scambiati per gente un po' strana, noi dicevano che eravamo quelli del Biafra, perché io avevo cominciato un po' sull'onda della BPR, dei gruppi, dei chiffonier della BPR, anche noi andavamo a spazzare cantine, facevamo quello che fanno gli immigrati oggi, lavori così un po' marginali, andavamo a fare servizietti così, anche perché non volevamo impegnarci di più, perché non volevamo legarci cercavamo un'altra via, si parlava molto di alternativa allora, l'alternativa al potere, gridavano quando facevano le manifestazioni. E io dicevo, ma io un'alternativa ce l'avrei, lavoriamo quel tanto che basta per vivere. Però se lavori quel tanto che basta per vivere porti a casa anche pochi soldi. Mio padre diceva o lavori di più o mangi di meno, e noi abbiamo imparato a mangiare un po' meno perché volevamo stare insieme, perché cercavamo la relazione, cercavamo quelle cose che vi ho detto prima, e così è nata la prima comunità. Poi ce l'avevano con la chiesa, ce l'avevano con la famiglia, io avevo 5 figli e una moglie. Io dicevo sì, voi ce l'avete con la Chiesa, ma io mi sento cristiano, vorrei essere credente nel migliore dei modi. E così abbiamo imparato a stare insieme da diversi, rispettando le idee di tutti, quante notti in bianco a discutere in quegli anni lì, erano gli anni delle discussioni. E noi dopo, il giorno dopo si lavorava, si andava a guadagnare 4 soldi e li portavamo a casa e li davamo all'Enrica. L'Enrica li metteva in un cassetto, così è nata la cassa comune. Non abbiamo mica inventato niente. Prima dicevo al professore che noi non è che avevamo letto, forse io avevo reminiscenze di seminario, ma la storia dei primi cristiani che hanno messo insieme i loro beni, l'abbiamo scoperta dopo, ma l'abbiamo scoperta sulla nostra pelle, che se volevamo stare insieme, volevamo lavorare poco, non perché eravamo lazzaroni, sia ben chiaro, volevamo cercare un'alternativa, volevamo tutte quelle cose che si dicono ancora oggi, che bisogna trovare stili di vita, eccetera, noi ci abbiamo provato. E un po' alla volta abbiamo capito, io l'ho trovata dopo quella storia dei porcospini che faceva freddo, si sono messi insieme e hanno sentito subito i pungiglioni gli uni degli altri e poi si sono allontanati perché pungevano troppo. L'ho trovata dopo quella storia lì, ma è verissima. Perché i porcospini, a proposito, alla fine hanno trovato una moderata distanza. Ecco, la comunità come una moderata distanza, nemmeno una moderata vicinanza, una moderata distanza. Mi pare che è Schopenhauer che ha citato, è questa, né? Allora, vedete, una moderata, nasce un gruppo su una moderata distanza. Quando invece la parola comunità ha in sé qualche cosa di ideologico o un rischio di ideologia, è pericolosissima. La comunità soprattutto è una comunità di famiglie, sono gli altri che hanno cominciato a chiamarci una comunità, noi non ci chiamavamo una comunità, eravamo quelli del Biafra, perché in quegli anni c'era stato il Biafra giù in Nigeria, e quando ha cominciato a chiamarci comunità era per darci un nome, perché io avevo in casa dei ragazzi che mi avevano affidato, però non eravamo una comunità di minori. Una volta che telefona un assistente sociale, dice sì, prende il telefono mia moglie e dice: signora, domani veniamo a fare un'ispezione. E mia moglie dice: un'ispezione? Perché? Cosa abbiamo fatto? E perché voi avete i ragazzi, dobbiamo vedere, voi non siete una comunità. E l'Enrica dice: sì che siamo una comunità. E allora veniamo a fare un'ispezione. Abbiamo capito, perché avevamo un ragazzino che per farcelo era matto, ma non ce l'avevano detto, ma per farcelo imbonirci ci avevano dato una specie di retta. E la retta implica una... no?
E così venivano a fare l'ispezione. Noi siamo andati di corsa in comune e abbiamo detto: tenetevi la vostra retta, che noi ci teniamo il nostro ragazzo. Ah, ma voi così fate, danneggiate il mercato. Insomma, hanno dato una frase. Perché? Perché noi non avevamo, noi non facevamo quelle cose lì per averne un guadagno, facevamo perché la legge dice che ogni bambino ha diritto a una famiglia. Ogni bambino ha diritto a una famiglia, mica un uomo ha diritto a fare un bambino. Io ho partecipato a un convegno a Torino di un po' di anni fa, il tema era un bambino ha diritto alla famiglia. E io dicevo, sì, dove sono le famiglie? Dove sono le famiglie? E così abbiamo cominciato a ragionare. I miei amici, qualcuno aveva studiato a Trento, la famosa facoltà di sociologia, e la sapevano lunga. E quando la prima volta che è arrivata un assistente sociale a portarci un bambino, dicevo, secondo me, io vorrei stare con voi, però faccio l'assistente sociale, però vi lascio qui quella bambina qui perché secondo me è il posto adatto. Poi abbiamo scoperto che questa bambina aveva tentato il suicidio, aveva 12 anni, veniva dall'ospedale psichiatrico e i miei amici dicevano no, non tocca mica a noi, tocca allo Stato risolvere il problema, non è mica un problema del nostro. E io dicevo, sì, ma questa bambina ha bisogno di dormire e di mangiare. Domani mattina andiamo a reclamare in comune, a picchiare i pugni sui tavoli e facciamo rispettare il diritto di questa bambina. Il giorno dopo dormivano tutti e in comune non siamo andati, però l'assistenza sociale è tornata con un altro. E così abbiamo scoperto il sociale, perché se tu hai in casa un portatore di un diritto, diventi sociale, perché bisogna andare che ha diritto alla scuola, e a scuola mi dicevano tenetelo a casa che lo promuoviamo lo stesso, e io dicevo tenetelo voi che così respiro io, è il vostro mestiere. E allora ecco la sociale, allora sì che se hai un problema ti impegni sul sociale. Così è nata la nostra comunità, un po' così, un po' alla bersagliera, un po' alla spera in Dio, un po' alla, così, alla precarietà. Adesso è di moda la parola, allora non la usavamo, ma adesso è di moda. La precarietà, è stata la precarietà che ci ha tenuto insieme, incredibile. Perché avevamo bisogno di stare insieme. Non stavamo insieme perché eravamo bravi. Avevamo bisogno di dare un senso alla vita, di mangiare, di sentirsi accolti, quelle cose lì. E così è nata la prima comunità. Poi eravamo andati a finire in una casa, in una grande casa abbandonata, perché c'era un vincolo verde pubblico utilizzo sociale. Ricordatevi quella frase qui perché è importante. Noi non lo sapevamo. Noi era una casa occupata come sono le case abbandonate. E io sono riuscito a capire chi era il proprietario, io gli sono andato a dire guarda, io ho bisogno di un contratto, non posso occupare la tua casa così perché ho dei bambini e ho dei rapporti col tribunale dei minorenni, mi dai un contratto? Lui mi dice senti, siediti, mi firmi quella carta qui dove dici che tu ti assumi tutte le responsabilità col comune, con la polizia, con tutti, e io ti do la possibilità di andare dentro in questa casa. Io ho detto no, ma io ne voglio un pezzettino, perché se vado lì in quella grande casa lì cosa succede? Divento un istituto, ma eravamo già 16-18 in casa. E per un anno abbiamo resistito, poi non trovavamo niente e siamo andati lì. E lì è cominciata la comunità, perché essendo una casa grande in effetti sono arrivati altri. Però i primi, guardate, la provvidenza la c'è, come diceva Manzoni, io sono di Lecco, di Mandello Lecco, conosco Manzoni, mi piace Manzoni. E la provvidenza la c'è, perché i primi a venire a cercarci sono stati 6 gesuiti, non un'altra famiglia, 6 gesuiti, ai quali io non ho detto venite in casa mia, perché ne avevo già abbastanza dei miei, e loro del resto non hanno chiesto. E io gli ho detto, sentite, erano 6 gesuiti che cercavano dopo il concilio
di andare a costruire una comunità in mezzo alla gente. Si diceva così allora, chi ha qualche anno si ricorda quelle frasi qui. E volevano non stare a Leone XIII a Milano, no? Volevano andare in mezzo alla gente, sono arrivati da noi, più in mezzo dalla gente di così. E io ho detto, sentite, se aspettate un po', mettiamo posto un po' di stanze, perché erano case dove pioveva dentro, dove non c'erano i vetri, dove non c'erano i servizi, bisognava rimettere a posto tutto. E così sono arrivati. Ecco, l'arrivo in una comunità, in una casa come quella, di un gruppo di gesuiti, più diversi di così si muore. Abbiamo capito che dovevamo basare la nostra comunità sul cancello aperto e quindi sulla diversità. Il cancello aperto, noi a dir la verità, l'avevamo chiuso, ma ci hanno rubato anche il lucchetto, perché io dicevo, io ho delle responsabilità, allora chiudo la casa. No, perché sono il proprietario ha fatto firmare a me, e la gente che occupava dentro lì succedeva di tutto, buttavano dentro il gatto abbandonato, ma anche il papà che andava a cercare la figlia scappata di casa veniva lì a vedere se era lì che era finita. E così abbiamo imparato che dovevamo vivere con la porta aperta, perché non si poteva chiudere. Dovevamo, e se la porta è aperta, stai sicuro che entra qualcuno? I ladri no, pochi, bene, non c'era niente da rubare. I ladri vanno dove c'è da rubare. E poi arriva l'altro, sei gesuiti più altro di così, più diversi da noi di così. E così è nata una comunità basata su ognuno la propria spazio. Ogni famiglia il proprio spazio, i gesuiti avevano anche loro la loro famiglia di religiosi, avevano il loro spazio. Così è nata, perché guardate che in quegli anni era di moda mettersi tutti insieme allegramente, e tutti insieme allegramente si finiva, e noi siamo lì ancora dopo 35 anni, basato sulla diversità e sull'apertura. Ma guardate che l'apertura è una gran... volevo dire fregatura, perché l'ospite dopo tre giorni puzza, anche l'ospite più bello, anche quello che si presenta bene, perché scopri subito il suo pungiglione. Ecco, allora, ed è proprio quello che ti tiene vivo, è proprio la diversità che ti tiene vivo. Però bisogna imparare il rispetto della diversità, bisogna imparare l'accoglienza. Guardate che sto usando parole che oggi sono un po' rare. Noi non abbiamo inventato niente. Quando sento dire i valori di comunità e famiglia mi scappa da ridere. Non abbiamo nessun valore inventato. Stiamo tentando di dare valore alle parole, di dare senso alle parole che usiamo. Parliamo di solidarietà, perché se il cancello è aperto e uno entra... devi andargli incontro, sennò ecco l'accoglienza. E se accogli, devi condividere, ecco la condivisione, condivisione dei beni, condivisione della vita, condivisione di tutto quello che sono, lo metto insieme a tutto quello che sei tu. E ognuno prende il necessario per essere quello che è, più semplice di così si muore. Dopo sono 35 anni che tentiamo di migliorare questo principio così semplice, così come sono 2000 anni che tentiamo di addomesticare il Vangelo. Ma è normale, è fatale, è umano. Cosa più facile di quella lì? Del resto anche i primi cristiani, sapete che hanno litigato subito e qualcuno è anche morto. Ecco, noi abbiamo capito che condividere, che accettare l'altro, accettare la mediocrità dell'altro, accettare che l'altro sia se stesso, non come quello che voglio io. Mio figlio l'ha capito subito quando dice, papà, quello lì non è tuo figlio, fa quello che vuole. Io dicevo, senti Paolo, io cerco di... ma non lo vuole, e allora devo farlo io, diceva lei. E così ci ha liberato noi genitori dal peso di essere genitori, nel senso meno bello della parola,
E loro si sono liberati di due genitori spaventati, possessivi e quant'altro. E così abbiamo imparato a crescere come famiglia. Poi è successo in quel periodo, è successo che una volta stavo tentando di far fare i compiti a un ragazzino e questo qui mi dice, perché cercavo di un po' di costringerlo a fare il compito, mi guarda in faccia e mi dice: tu cosa vuoi da me che non sei nemmeno mio padre? E io ho detto: che scoperta. E allora cosa devo fare? E allora guarda tua moglie, mi dice. Oh boh, cavolo, ho detto: cosa ti ha fatto l'Enrica? Non mi ha detto niente. Ci abbiamo impiegato un bel po' io e l'Enrica a capire cosa volesse dire questo ragazzino. Ed è quello che ha salvato la mia coppia. Perché questo qui ci ha ributtato nelle braccia l'uno dell'altra. Perché io e l'Enrica, in una famiglia così complicata, così complessa, rischiavamo di diventare degli operatori sociali. E invece la famiglia non ha bisogno di due operatori sociali, ha bisogno di due innamorati. E lì abbiamo capito che la famiglia non è figliocentrica, ma è coppia centrica. Eravamo noi quando andavamo bene, io e l'Enrica, andava bene tutto. E quando io e l'Enrica non ci accoglievamo, la giornata era di traverso. E è stato veramente un... Adesso raccontarla in due parole. E così la nostra famiglia si è salvata. Si è salvata il mio rapporto con Enrica, quest'anno è il 50° anno che cerchiamo di volerci bene, e anche è nata una comunità basata sulla famiglia e la comunità per la famiglia, non la famiglia per la comunità. Capite cosa voglio dire? Noi ci siamo trovati insieme non per costruire una comunità che non sapevamo nemmeno cos'era, ma ci siamo trovati insieme perché poter realizzare la nostra, ognuno la propria vocazione. E la mia era quella di avere una famiglia numerosa e ho avuto una famiglia numerosa. Altri hanno avuto altri modelli di famiglia, perché ognuno ha la sua vocazione. E allora ecco il nostro stare insieme, l'aver pensato anche di costruire un'associazione, è stato proprio cercare di offrire a chi ha voglia di camminare, di offrire uno strumento e un'opportunità, uno strumento, di dire a chi ha voglia di cambiare qualche cosa nella propria vita, di dirgli: guarda che puoi, non da solo, non è facile, però è felice, dà felicità a stare insieme. È faticosamente bello, dice uno dei miei amici, è faticosamente bello stare insieme, però dà felicità. E poi, e l'ultima cosa che voglio dirvi, è da... anche la possibilità di rispondere a quell'articolo della Costituzione, che è quello che io non ho mai sentito citare in questo anno centenario, se ne è parlato di tutti, ma del quarto articolo, non so se voi sapete cos'è il quarto articolo, non è molto popolare, che dice che ogni cittadino ha il dovere di esercitare una funzione o una professione utile al progresso materiale e spirituale della società. E io dico: eh sì, bella roba, come facciamo? È come quando da giovane sentivo la predica del mio parroco, dicevo: eh sì, è bella. E dopo? Da che parte comincio? Da che parte può cominciare un povero Cristo che fa fatica a arrivare alla sera? Ecco, allora il bisogno dell'alleanza. La comunità o il condominio solidale, noi poi l'abbiamo chiamato condominio solidale per dargli un tono di laicità, insomma, però è la stessa roba. La comunione è quella, il senso dello stare insieme è quello. Ecco, stare insieme
stringere un patto per poter essere meglio se stessi, perché io ho bisogno di essere meglio me stesso, ma la società ha bisogno di me stesso, realizzato, perché la società ha bisogno di questo, dei miei numeri che il Padre Eterno mi ha dato. La parabola dei talenti cosa dice del resto? Dice la stessa cosa. Ecco, io credo che questa alleanza, non a caso la Bibbia è piena della parola alleanza, questa alleanza che può aiutarci a stringerci la mano, di fatto una comunità che si costituisce su un patto dove viene detto io famiglia tra i dettagli, o anche dei singoli ci sono, io Bruno Volpi, io mi impegno per il tempo a conoscenza di quanto dice comunità e famiglia, cioè uno se vuole andare in un posto deve capire che cosa vende quel posto, ecco, quindi deve saperlo prima, deve capirlo bene prima, che non è mai quello che io voglio, ma è quello che viene proposto, perché ognuno di noi vuole qualche cosa, la comunità e famiglia dice, ha come obiettivo di dare la possibilità a tutti quelli che hanno voglia di camminare, non tutti la stessa cosa, non siamo un movimento, siamo gente in movimento, siamo gocce in mezzo al mare, non siamo un movimento. Il Cardinale Martini, che ci onorava della sua amicizia, quante volte ci ha detto di guardarci dal diventare un movimento, perché il movimento implica identità, appartenenza, invece noi siamo cittadini del mondo, siamo, vabbè. Ecco, il patto è, allora io per il, a conoscenza di quanto propone CF, perché comunità e famiglia ti dà la bicicletta, ecco, dopo devi pedalare, allora io per quanto, a conoscenza di quanto dice l'associazione, io mi impegno per il tempo che rimango, non per il passato, non per il futuro, per il tempo che rimango io mi impegno a rispettare il patto. E accetto fin d'ora, perché il nostro notaio poi ha voluto che aggiungessimo quella frase, accetto fin d'ora, in caso di diatriba, l'arbitrato, come si dice, accetto fin d'ora l'arbitrato dei propri viri, qualche cosa del genere, adesso non mi ricordo più la frase che c'è, ma il senso è questo. E questo è il patto. Abbiamo bisogno di stringerci la mano ancora e dargli senso a questa stretta di mano. Adesso si fanno tante carte, si scrivono delle cose, e noi abbiamo bisogno di ritrovare in questo momento storico così difficile, perché non è vero che la società è solida. Noi vorremmo una società solida, però la solidità e la solidarietà sono due parole che hanno la stessa radice, nasce da un bisogno, e oggi, in questi momenti così difficili, il rischio è che piuttosto che unire, separi, si salvi chi può. Invece è proprio in un momento così che è anche un'occasione. Io non so se ho sentito dire che in giapponese o in cinese la parola crisi si scrive con due simboli che vogliono dire opportunità e pericolo. Ecco, in questo momento storico la crisi, la nostra crisi, può essere un'opportunità e un pericolo. Un'opportunità per creare, come nell'Ottocento, le banche di mutuo soccorso. Perché non inventare qualche cosa anche noi? Guardate che abbiamo le capacità di inventare, sapete. E non dobbiamo aspettare che altri ci risolvano il problema, ci tolgano le castagne dal fuoco.
noi dobbiamo inventare. Ecco, io credo che è un'occasione, un'opportunità e anche un pericolo che ognuno vada per la sua strada, ma da soli si muore. Il sistema, non so come chiamarlo meglio, non sono un esperto, è più forte di noi. E da soli si muore, insieme è difficile. Allora non c'è molta scelta, o di qua o di là. Va bene, scusatemi un po' la pressapochismo che... Io ricordo una frase di un suo libro che diceva più o meno così, che voi non siete delle famiglie che accolgono, ma riuscite ad accogliere perché siete una delle famiglie. Giochiamo perché, un po' sulle parole. Però è totalmente diverso. Siamo un po' discepoli di Silvano Fausti, che è un gesuita, che gioca molto sulle parole, allora abbiamo imparato un po' a giocare anche noi. E adesso lascio la parola a Zamagni. Sì, le do questo. E visto che una delle peculiarità del condominio solidale è anche l'assistenza, proprio perché riescono ad essere veramente delle famiglie, se magari vuole cominciare da una cosa molto importante, che è la differenza tra assistenza sociale e assistenzialismo, che spesso vengono confusi e invece sono abbastanza diversi. Poi se vuole fare considerazioni su. Grazie molto, ho accolto con piacere l'invito che mi è stato rivolto da Mattia Domenicali di essere qua con voi questa sera. Ho riconosciuto, ho incontrato per la prima volta Don Tullio Contiero esattamente 20 anni fa. Voi sapete che all'inizio del 1992, esattamente 20 anni fa, l'Italia corse un rischio molto grave di instabilità finanziaria, perché all'inizio di quell'anno alcuni speculatori come Soros e altri lanciarono un attacco speculativo contro la lira italiana e la lira sterlina, e ci è mancato poco perché l'Italia andasse in default, cioè in fallimento, parola oggi. E si era creata una situazione veramente angosciante, chi ha una certa età sicuramente se lo ricorda. E allora una mattina venne nel mio ufficio alla facoltà di economia, che è a 100 metri di qui, Don Contiero, come era solito fare, lui non chiedeva appuntamenti, forse non ha bussato neppure alla porta, ha visto che sulla mia porta c'era scritto il mio nome, è entrato dentro e ha cominciato quasi urlando a dire: voi economisti ci state rovinando la vita, eccetera. Io non l'avevo mai incontrato lì per lì, e siccome non vestiva l'abito talare e non ero riuscito bene a capire insomma da che parte stesse, eccetera. Poi lui si è presentato, ho capito subito, e mi invitò a parlare a dei giovani, un po' come qui questa sera, per spiegare loro quello che stava succedendo in quelle settimane e in quei mesi. Ecco, da allora è nata un'amicizia. La nostra frequentazione non è stata molto elevata perché evidentemente le situazioni di vita erano diverse, però in diverse occasioni lui mi chiamava e io sempre andavo anche nella casa qui vicino, come si chiama, della chiesa, che è la cappella universitaria. Dico questo per ricordare una persona amica che io stimavo molto. Ovviamente era un pazzo, Don Contiero, era uno che non rispettava, e quelle persone a me piacciono perché? Perché avevo capito che c'era un elemento comune che ci accomunava, e cioè l'affermazione del primato del bene sul giusto e sul vero. Per Don Contiero prima veniva il bene, poi la giustizia, poi la verità. Questa è la ragione per cui nel libro che mi è stato consegnato questa sera ho trovato qui in esergo una frase che lui ripeteva e che io me la sono sentita diverse volte, è scritta qua: sia maledetta la scienza che non si trasforma in amore. Amore nel senso della carità, e aveva ragione, io sono molto d'accordo con lui. Lui ce l'aveva con la scienza non perché, come dire, fosse un irrazionalista, ma perché diceva la scienza economica, la scienza fisica, tutte le diverse scienze, se non si trasformano in amore, cioè se non sono finalizzate al bene,
rischiano di scadere nel razionalismo, e aveva ragione, così come una giustizia che non fosse finalizzata al bene, cosa diventa? Diventa giustizialismo, e oggi ne abbiamo tanto di giustizialismo in Italia come all'estero, e a me piange il cuore quando vedo soprattutto i giovani che combattono per la giustizia e si dimenticano che la giustizia ha un senso solo se genera bene, bene del singolo, come di un gruppo, come di una comunità e così via. Ecco perché ho sempre apprezzato l'azione di Don Contiero e quando potevo e quando venivo chiamato in causa lo difendevo. Perché ovviamente essendo un pazzo scatenato a qualcuno ha dato fastidio, dava fastidio a volte al rettore dell'epoca, dava perché lui bazzicava gli ambienti universitari e allora trovava in me sempre un avvocato difensore, perché appunto cercavo di spiegare ai suoi detrattori che ciò che muoveva l'azione e l'agire di Don Contiero era esattamente il primato del bene sul giusto e sul vile, che non vuol dire che la giustizia e la verità non siano importanti, ci mancherebbe, ma devono essere finalizzate a produrre bene. Detto questo però, raccolgo l'invito che mi ha rivolto il moderatore e anch'io come voi ho ascoltato con piacere l'intervento a testimonianza di Bruno Volpi e direi che posso reagire a quanto abbiamo ascoltato partendo da questa considerazione. Quella che noi oggi viviamo è veramente un'epoca caratterizzata da disagio di civiltà, per usare il titolo di un celebre libro di Freud. Freud usava il termine disagio di civiltà in una fase storica che era completamente diversa, ma se oggi vivesse direbbe la stessa cosa. Da che cosa è caratterizzato il nostro disagio di civiltà? C'è però una differenza, che il disagio di cui parlava Freud era ultimamente alimentato da una scarsità di risorse materiali di un tipo o dell'altro. Non è questa la nostra situazione. Se oggi viviamo una situazione di disagio come singoli e come gruppo, non è perché mancano le risorse. Questo è un punto che probabilmente per colpa nostra, di noi economisti, non chiariamo a sufficienza. Se oggi c'è la miseria, se ci sono milioni di persone che soffrono la fame, eccetera, non è perché mancano le risorse, non è perché manchi il cibo, è il contrario, perché ce n'è troppo. E quando si produce troppo cibo, la gente muore di fame. Questa è la grande differenza rispetto all'epoca in cui Freud scrisse. All'inizio del secolo scorso era vero che il disagio era provocato dalla carenza di risorse, per colpa della quale carenza la gente non poteva vestirsi, non poteva nutrirsi, non poteva ricevere medicina, assistenza. Oggi non è più così. Allora la domanda diventa: come mai, se non è la scarsità di risorse, succedono i fenomeni che quotidianamente osserviamo? Direi che ci sono tre specifiche scarsità che non sono di tipo materiale, ma che riguardano l'assetto istituzionale, il modo in cui è organizzata la nostra società, che ci aiutano a capire i paradossi di questa epoca di sviluppo. La prima è una scarsità di beni comuni. Noi oggi soffriamo perché non abbiamo abbastanza beni comuni. E come mai? Cosa ha determinato questa scarsità? L'eccesso di beni pubblici. Noi continuiamo a confondere i beni comuni con i beni pubblici. Il punto è che per aver assegnato allo Stato o agli enti pubblici la produzione e distribuzione di beni pubblici, avendoci fatto credere che con quelli avremmo sostituito i beni comuni, oggi ci troviamo in una situazione in cui, per le note ragioni di finanza pubblica, gli enti pubblici non hanno più le risorse finanziarie che avevano nel passato, tutti sappiamo la storia del debito pubblico, e quindi, essendo venuta meno la fornitura dei beni pubblici e la mancanza quasi assoluta dei beni comuni, ci fa emergere questa terribile scarsità. Ma se in passato fossimo stati più ragionevoli e soprattutto più saggi,
non avrei, oggi non ci troveremmo in questa situazione, perché avremmo dedicato più attenzione ai beni comuni e meno ai beni pubblici. Questo è una delle conseguenze di quel fenomeno che ormai va sotto il nome di statalismo. Statalismo vuol dire aver pensato di assegnare allo Stato, inteso come ente pubblico, il nostro destino. Ma lo Stato non può prendersi cura del nostro destino di singoli e di gruppi, perché lo Stato ha altre funzioni che sono importanti, ma non può surrogarsi alla nostra coscienza, eccetera. Ecco allora il primo punto. Vedete, l'anno scorso abbiamo fatto il referendum sull'acqua, ma l'acqua è un bene comune, non è un bene pubblico. Averla resa bene pubblico, ora stiamo e pagheremo delle conseguenze gravissime anche del prossimo futuro. Altro esempio, pensate alla sanità. La sanità è un bene comune, non è un bene pubblico. Averlo reso bene pubblico, vedrete nei prossimi anni quello che succederà. Che i LEA, i livelli essenziali di assistenza, sapete cosa sono, si abbasseranno sempre di più. E oggi voi sapete che chi non ha un reddito adeguato di fatto non ha accesso ai servizi se non per le cosiddette emergenze. Quanti sono ormai i servizi sanitari che non sono più coperti dal Servizio Sanitario Nazionale? Sono tantissimi, e poiché le risorse, il vincolo delle risorse è sempre più stringente, questo diminuiranno sempre di più. Eppure, per natura propria, la sanità intesa come cura della persona, dell'ammalato, eccetera, appartiene alla categoria dei beni comuni, non dei beni pubblici. Noi l'abbiamo reso bene pubblico e adesso stiamo pagando le conseguenze. Questa è la prima scarsità. Poi, semmai, se ci saranno domande, sarò lieto di dare ad esse risposte di precisazione. La seconda carenza delle tre l'ha accennata Bruno Volpi poc'anzi, e cioè la scarsità di beni relazionali. Voi sapete che la categoria o concetto di bene relazionale è entrato nella scienza economica da poco, se volete essere precisi, 1989, è l'anno in cui per la prima volta due studiosi di economia introducono la nozione di relational goods in inglese, perché uno era americano e l'altro italiano, cioè bene relazionale. E i beni relazionali sono beni che hanno questa caratteristica, che il vantaggio che arrecano dipende dalla relazione interpersonale o intersoggettiva che si stabilisce tra chi offre e chi domanda, da chi ti consente l'utilizzo del bene e chi ne usa. Qual è l'esempio più comune di bene relazionale? L'amicizia. L'amicizia è un bene relazionale. Ma anche la famiglia è un bene relazionale, o più che famiglia, diciamo la coppia, gli sposi sono un bene relazionale. E qual è la caratteristica del bene relazionale? Quello di essere anti-scarsi. Vedete, una risorsa, più la usi, meno ne resta. Guardate quello che succede adesso col petrolio, oppure col carbone. Si tira fuori il carbone e dopo un po' non ce n'è più. Quindi si dice che quelli sono beni scarsi. I beni relazionali invece sono antiscarsi, perché più li usi più ne hai. Questa è la ragione per cui gli economisti in generale non vogliono che se ne parli, perché l'economista si trova a suo agio quando si è di fronte alla scarsità. E il bene relazionale no, pensate all'amicizia, se due sono amici e vanno d'accordo nel senso dell'amicizia, più si frequentano più diventano amici. La stessa cosa per gli sposi e così via, e con tanti altri esempi. Quindi ecco che oggi la nostra scarsità e quindi il nostro disagio è dovuto al fatto che non abbiamo abbastanza beni razionali. Abbiamo tantissimi beni privati, i beni privati sapete quali sono, non c'è bisogno di spiegarlo, abbiamo tanti beni pubblici, ma abbiamo troppo pochi beni relazionali. E cos'è che ha ucciso la relazionalità? La relazionalità, qual è, diciamo, il nemico, il virus che ha intaccato la relazionalità? L'individualismo. La nostra fase storica, la nostra cultura di questa fase storica è una cultura terribilmente individualista. L'individualismo è camaleontico, si nasconde. E ci sono dei test per vedere se uno bara o no, io non ne posso parlare stasera, non è qui il caso, ma io me ne accorgo, perché gli individualisti
sono talmente spudorati che all'esterno appaiono invece come comunitaristi. Il comunitarismo è il contrario dell'individualismo. E l'individualismo in questo senso ha questa capacità mimetica di camuffarsi, per non mentre invece è individualismo. Ebbene, con l'individualismo non si possono mai, potranno mai produrre beni relazionali. E siccome il nostro stare bene, benessere, benessere vuol dire essere bene, non ben avere. Il nostro essere bene dipende dai beni relazionali, o se volete la nostra felicità dipende dai beni relazionali, ecco che la cultura individualistica ci sottrae ciò che potremmo ottenere senza esborso monetario, perché nell'amicizia, se due vanno d'accordo e si frequentano, mica devono pagare, mica devono sborsare. Capite allora quello che avviene oggi? Che la società di tipo capitalistico, sapendo quello che vi sto dicendo, che cosa fa? Offre in cambio di un prezzo il surrogato del bene relazionale. Voi dovete sapere che fino a qualche anno fa è stata tolta, ma prima della crisi, che negli Stati Uniti è scoppiata nel 2007, a New York, nella strada, la quinta strada, che è una delle più frequentate, c'erano dei, chiamiamoli, negozi, dove era scritto: sei solo, sei disperato, vieni, ti vendiamo l'amicizia. Uno andava e diceva: io voglio 3 ore d'amicizia. Il tariffario diceva $100, $150 e così via. Cioè, capite il paradosso, che il capitale, per valorizzarsi, deve sfruttare qualunque occasione, vede che c'è una carenza di relazionalità e allora te la trasforma in merce e quindi te la vende. Questo per dire che il bisogno di relazionalità oggi è uno dei bisogni più avanzati. Ora voi capite che è stato Aristotele a ricordarci nell'Etica Nicomachea che non si può essere felici da soli. Dice Aristotele, per la felicità bisogna essere almeno in due, meglio se si è in tanti, ma bisogna essere almeno in due. Mentre si può essere dei massimizzatori di utilità anche in perfetta solitudine, pensate all'avaro. L'avaro è uno che accumula, accumula, accumula e quindi è da solo, ma non è mai felice. Avete mai visto voi un avaro felice? Mai visto. Tutta l'iconografia, la letteratura da secoli dipinge l'avaro come un solitario che soffre e per di più magro. Vi ricordate la lupa dantesca, che più mangia più dimagriva. Dante è stato un grande, aveva capito l'animo umano già allora, pur non avendo avuto accesso ai saperi della modernità e della contemporaneità e così via. Ecco allora il punto, che per essere felici bisogna essere almeno in due. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che la felicità è determinata dai beni relazionali. E se la nostra organizzazione sociale, il luogo di lavoro, eccetera, è tale per cui la relazionalità viene impedita, e per impedirlo bisogna iniettare, come dire, pillole di individualismo, allora è chiaro che il nostro disagio diventa evidente. Guardate, questo lo si vede, sapete dove? Nella scuola. Nella scuola si vede benissimo questo. Chi ha una certa età si ricorda com'era la scuola elementare. Io ricordo i miei maestri che ci insegnavano questa idea, ce la facevano capire che tutta la classe doveva arrivare ad un certo livello, cioè tutti devono essere promossi. Voi direte: allora vuol dire che da regalare? No, il voto non si regalava, bisognava meritarselo. Allora voi direte: e com'era possibile? Ve lo dico io com'era possibile. La mia prof di matematica alle medie mi diceva: Stefano, io mi chiamo Stefano, tu al pomeriggio devi andare a fare i compiti di matematica con Gianluca. Gianluca era un mio compagno di classe, simpaticissimo, non capiva niente e soprattutto non aveva voglia di studiare. Sapete com'è? Gli piaceva però giocare al pallone. E io non capivo la ragione, però obbedivo. Perché obbedire in latino vuol dire dare ascolto, e io davo ascolto alla mia prof, anche se non capivo. Dopo l'ho capito, perché dicendomi di fare i compiti con Gianluca, io al pomeriggio
ero tra virgolette costretto a ripetere la lezione. Io, siccome a scuola andavo bene, come dire, non merito mio, ma sono sempre stato il primo della classe e tutti i miei amici se lo ricordano ancora, eccetera, ma non per merito mio, perché ognuno ha i talenti che ha avuto. E allora io, ripetendo la lezione e standogli vicino e inventandomene di tutti i colori per farlo stare lì concentrato, perché ogni 5 minuti diceva io vado fuori a giocare a pallone, eccetera, e lui alla fine è riuscito ad arrivare al 6 e averla. Poi ovviamente non è andato certo all'università, però intanto è arrivato ad un certo livello che allora, a quell'epoca, era considerato un livello di tutto decenza. Voi ritenete che così facendo io abbia perso qualcosa? No, io ci ho guadagnato. Perché ci ho guadagnato? Perché ho imparato a fare lezione allora, alle scuole medie. Perché, e ancora oggi, me ne servo di quell'esperienza. Perché se riuscivo a far capire i teoremini dell'algebra, della geometria a Gianluca, mi dicevo, sono a posto. Infatti adesso quando mi chiamano i down, c'è un'associazione che opera con i down, sapete chi sono, e mi chiamano e io vado a parlare ai down. Il bello è che mi capiscono. Da dove lo comprendo? Dal fatto che nella discussione sono quelli che mi fanno le domande più intelligenti di certi miei colleghi che invece pensano di essere. Il che vuol dire che nella relazionalità non c'è soltanto uno che dà e l'altro che riceve, ma è un dare ed un ricevere continuo. La terza scarsità di cui oggi soffriamo e che caratterizza il disagio di civiltà, come dicevo, è in un'altra mancanza piuttosto grave, il dono. Il dono come gratuità. Questo è letteralmente scomparso sia dall'orizzonte, diciamo, della prassi, ma anche da quello culturale e teorico. Voi avete mai sentito in un'aula universitaria un qualche professore parlare del dono? Qualcuno di voi potrebbe dirmi, sì sì, io l'ho sentito. No, perché quello non è il dono, quello è la filantropia. Ecco allora qual è la sottigliezza, che oggi si contrabbanda il dono con la filantropia. Ah no, sono due cose diverse. E dov'è la diversità? La diversità è questa, che la filantropia è pericolosa, perché la filantropia è l'azione con il quale una persona tipicamente ricca, perché non vedrete mai un filantropo povero, e mostra a sé e agli altri la propria nobiltà d'animo, appunto facendo elemosina, perché filantropia vuol dire fare elemosina. Ora, in che senso la filantropia è pericolosa? Perché spacca la società, divide la società tra coloro i quali danno, e quindi sono buoni perché danno, i Bill Gates della situazione, e coloro i quali invece ricevono. E siccome ricevono passivamente, sono cattivi, perché sono un peso per la società, perché ricevono e non danno un contributo. E accade allora nella filantropia quello che già Seneca, 2000 anni fa, nell'undicesima lettera a Lucilio, che era il suo, diciamo, allievo, scrive in maniera perfetta quando dice: non c'è odio più, cito a braccio, non c'è odio più funesto di chi riceve da altri e non è mai messo nella condizione di reciprocare. Prima o poi, aggiunge, chi riceve cercherà di uccidere il suo benefattore. Ed è così. La filantropia genera uccidibilità, perché chi riceve all'apparenza dimostra anche con un sorriso di essere grato, ma in cuor proprio odia il denaro. Perché lo odia? Lo odia perché vede che chi fa elargizioni offende la sua dignità e lo lascia nelle condizioni. Ebbene, questo modo non ha nulla a che vedere con il dono come gratuità, perché il dono come gratuità invece parte da quella relazione di reciprocità a cui facevo riferimento poc'anzi. Nel dono non c'è solo uno che dà e l'altro che riceve. Io non ho solo dato a Gianluca, che mi faceva, come tra virgolette, perdere tempo, ma non era una perdita, era un investimento di tempo, perché sicuramente ho ricevuto più io di lui.
anche se ho dedicato tante ore a stare con lui, prima di tutto perché siamo diventati amici, il suo percorso di vita è stato diverso dal mio, però l'amicizia è rimasta, ma soprattutto, come vi dicevo, io ho imparato a insegnare, che vuol dire ho imparato a far amare l'oggetto dello studio. Voi ricordate Goethe, il grande Goethe cosa dice? Si impara solo ciò che si ama. Si impara, quindi il docente, il bravo insegnante è colui che o colei che fa amare all'allievo l'oggetto, non che terrorizza con i voti, con le punizioni, eccetera, perché l'allievo non amerà mai e non imparerà mai. Oppure se per schivare la punizione fa uno sforzo grande così, imparerà quel tanto per arrivare alla sufficienza, ma quello non è lo studio, quello è tutta un'altra cosa. Ecco allora perché nella reciprocità, la definizione di reciprocità è un dare senza perdere e un prendere senza togliere. Ecco, chi realizza questa sorta di miracolo, dare senza perdere e prendere senza togliere, è il dono come gratuito. Questo è il principio del dono, che non è il regalo. Attenzione a non confondere il dono con il regalo, perché il valore del regalo è nell'oggetto che mi viene regalato. Questa è una penna che mi hanno regalato, perché è bella, di Mont Blanc, eccetera, c'è anche qui una scritta. Questo è il regalo, quindi io attribuisco un valore in base al valore di mercato di questa penna. Nel dono, il valore del dono è nella relazione interpersonale. Ecco perché il dono non necessariamente ha bisogno della oggettificazione. Io posso donare un sorriso. E se c'è un ambito dove meglio di ogni altro uno capisce la differenza tra regalo e dono, o tra dono e filantropia, è la distinzione tra compassione e consolazione. Il filantropo è uno che ha compassione. A me la parola compassione mi ha sempre dato fastidio, perché appunto è tipica del filantropo. Io vedo che tu sei in navighi in pessime acque, ho compassione di te e arrivo a darti, eccetera. Molto più forte è la consolazione. Quando uno è ammalato, quando uno è depresso, quando uno è in crisi, come si dice, è evidente che qual è la manifestazione di queste situazioni di vita frequenti, capitano tutte, è la solitudine. Allora cosa vuol dire consolare? Consolare vuol dire non far sentire solo. Quindi essere assieme a chi si sente solo. Ora, la compassione non è tipica degli umani, si applica anche agli animali. Anche, si dimostra che anche gli animali hanno compassione, gli uni degli altri, oppure il cane di cui ogni tanto ha compassione del suo padrone, della sua padrona. Ciò che è tipico degli esseri umani è la consolazione. Ecco allora, capite dov'è la differenza tra il principio... Chi pratica il dono è capace di consolare, cioè di non far sentire solo colui o coloro che per un caso di vita o l'altro si viene a trovare in una particolare situazione. Perché la sofferenza fisica, psichica, eccetera, genera sempre, 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 ho detto tre volte, tanto poco solitudine. E voi capite che nei confronti della solitudine il regalo non serve a niente. Uno che è solo e se gli regalo questa penna o gliene regalo 100, lui rimane solo. Bisogna che qualcuno arrivi a lui e si sintonizzi, e l'altro allora riscopre il senso anche della sua sofferenza e quindi cessa di sentirsi solo e così via. Ma questo vuol dire praticare il dono. Ecco allora, vedete, questi tre tipi di scarsità di cui ho detto che caratterizzano questa fase storica non hanno nulla a che vedere con la scarsità di soldi, di ricchezza, di reddito. Che sono banalità, non state a sentire. Voi direte, ma allora perché ci sono i poveri? Ci sono i poveri perché le regole del gioco sono perverse. Perché il modo con cui si fanno le leggi, il modo in cui si creano le istituzioni, gli organismi vari, eccetera, sono tali per cui non si presta attenzione alla categoria dei beni comuni, non si presta attenzione
alla categoria dei beni relazionali e soprattutto si fa di tutto per espungere dalla nostra prassi, dalla nostra cultura, il principio del dono, per cui ci barattano il dono con il regalo. Sotto Natale bisogna fare i regali, ma quello dov'è il dono? Casa nostra, chi conoscesse la nostra famiglia, noi non abbiamo, io e mia moglie, mai fatto regali. Alle nostre figlie, adesso abbiamo 4 nipoti, chiedetelo se è vero, mai fatto regali. Però glielo spieghiamo il perché, però li riempiamo di doni. E loro dei regali non sanno che farsene, perché i bambini piccoli, voi lo sapete meglio di me, i bambini piccoli i regali non li vogliono. Voi direte, ma stai bestemmiando, e se lo dico perché lo so, perché è vero. Perché è verificato? Perché i bambini fino a 5-6 anni sono dei divoratori di beni relazionali. Se non credete, beh, fate voi l'esperienza, prendete un bambino, dopo i 6 anni forse è già rovinato, se non ha avuto un'educazione diversa in famiglia, ma un bambino fino ai 5-6 anni, ditegli, tu preferisci giocare con me, con i tollini, come dicono a Milano, no? I tollini sono i cosi delle oppure con degli stecchini, oppure giochi da solo nella tua cameretta con l'ultimo modello di PlayStation o di altre diavolerie. Provare per credere. Il bambino nello stato di natura sistematicamente dice: io preferisco giocare con te. Ma perché così? Perché i bambini hanno bisogno di relazionalità. Mentre non riescono a stabilire la relazionalità con l'oggetto, anche se la maga. Voi direte, ma allora perché tutti voi? Ma per forza, una volta rovinati, i bambini dopo sostanzialmente ti dicono, visto che non mi dai te stesso, allora almeno dammi i regali, almeno dammi i soldatini. Una volta c'erano i soldatini, adesso è tutto più sofisticato. Cioè, capite il ragionamento del bambino? Dice, visto che tu ti neghi a me, tu genitore, zio, zia, eccetera, e non ti vuoi abbassare a giocare con me buttandoti sotto il letto qualcosa o sopra il letto, eccetera, allora, perché ritieni che non sia al tuo livello, almeno portami i regali, regalami questo, quell'altro e così via. Allora il Natale diventa l'occasione o il compleanno in cui ti devi riempire. E c'è un processo inflazionistico, perché ogni anno i bambini si aspettano di più e se non lo fai, liti, situazioni varie e così via. Ecco, allora capite qual è oggi, a mio modo di vedere, il vero problema delle nostre società e capite cosa vuol dire la società solida. Quindi a me è piaciuto questo titolo, società solida, perché? Perché questa è l'antitesi della società liquida di cui ha scritto e per il quale è diventato famoso Bauman. Che a me però io ho sempre criticato. Perché? Perché non è vero che la società, o meglio, è chiaro che se uno come Bauman, che è molto famoso sociologo, molto anziano, molto bravo, va a diffondere in tutto il mondo che viviamo nell'epoca della società liquida, è ovvio che alla fine uno si rassegna, perché voi capite cosa vuol dire società liquida, dove i rapporti interpersonali scompaiono, perché il liquido è come l'acqua, che va qua, va là, eccetera, e così via. Invece la società è tale se è solida, perché se la società è liquida, evidentemente non può essere più società. Se Bauman, che è un sociologo, fosse stato un po' più rigoroso dal punto di vista epistemologico, che l'epistemologia è la filosofia della scienza, non avrebbe, perché società liquida è un ossimoro, cioè sono due parole che si contraddicono, perché la società non può essere liquida, se è tutto è liquido non può, non hai più la società. Perché la società è tale solo se è tenuta assieme da legami forti, da legami solidi, di un tipo o dell'altro e così via. E allora ecco, andando alla conclusione, voi vedete perché parlare in questi termini oggi ha senso. Perché se uno capisce o comunque concorda più o meno con un'impostazione di discorso del genere, da questa derivano delle conseguenze pratiche di grande momento. Primo, che bisogna cambiare il modo con cui si fanno le leggi in questo paese, il discorso vale anche per gli altri, ma noi qui siamo in Italia, parliamo delle cose nostre, eccetera. E perché? Perché nel modo di legiferare, se voi vedete, queste tre categorie di cui ho parlato, beni comuni, li ripeto, beni relazionali, dono, principio del dono come gratuità, non solo non vengono prese in considerazione, ma vengono sistematicamente boicottate. E siccome le leggi bisogna rispettarle, perché sennò si va in galera,
come si suol dire, è ovvio che molte persone che se la sentono dentro capiscono l'importanza dei beni comuni, beni nazionali, eccetera, però di fronte a un quadro legislativo che ti impedisce di praticarlo, dopo un po' uno alza le braccia e rinuncia. Quindi c'è una grave responsabilità da parte della, diciamo, della classe dirigente e della classe degli intellettuali di questo paese, che probabilmente, io voglio ammettere per in buona fede, per, come dire, sottovalutazione, non voglio mai giudicare la singola persona, eccetera, però oggettivamente è questo il fatto, perché di queste cose voi non ne sentirete mai parlare, dopodiché i legislatori, i parlamentari ti fanno le leggi tutte sbagliate, la stessa cosa vale anche per il livello regionale, e le leggi una volta che sono approvate diventano pietre, perché li devi rispettare. E anche se inizialmente le rispetto a torto collo, per un principio che gli psicologi conoscono molto bene, un principio di riflessività, a forza di seguire quella legge, alla fine io cambio le mie mappe cognitive. Cioè all'inizio mi oppongo, poi dopo un po' mi lascio andare, perché non si può combattere per tutta la vita contro i mulini a vento e così via. Ecco perché chi fa le leggi ha una gravissima responsabilità. Perché le leggi cambiano le mappe cognitive delle persone, cioè cambiano il modo con cui noi guardiamo la realtà, cioè ci cambiano gli occhiali e quindi vediamo la realtà con una, da un'angolatura diversa. Questa allora è la prima implicazione pratica di questo discorso. La seconda implicazione è quella che riguarda il piano propriamente educativo. Voi lo sapete meglio di me che oggi è vietato educare. È vietato educare, non si deve più educare. La famiglia non deve educare, la scuola non deve educare. E voi sapete perché? Perché la teoria della cosiddetta autocostruzione della personalità, uso questo termine che mutuo dal filosofo americano Appiah, il cui libro è stato tradotto da poco anche in italiano, l'idea di base è questa: poiché bisogna rispettare la libertà del singolo, anche bambino, l'educazione, io parlo di educazione nel senso proprio del termine, è una violazione alla sua libertà. Quindi i genitori devono mantenerlo, devono mandarlo a scuola, devono pagargli questo, quell'altro, da mangiare, eccetera, però non devono educarlo. La stessa cosa la scuola. La scuola non deve più educare, deve istruire. Cioè deve formare. Ora, voi sapete che l'istruzione è il contrario, è l'opposto dell'educazione, perché l'istruzione è un mettere dentro qui, educare vuol dire tirar fuori, quindi il processo educativo è esattamente l'opposto del processo formativo. E questo è, ovviamente, i ben pensanti giustificano questo con la considerazione del multiculturalismo. Perché non si deve più? Perché evidentemente siamo una società multiculturale, matrici culturali diverse, religioni diverse, quindi per non urtare la suscettibilità di alcuno bisogna rimanere nel neutrale. Cioè dire, ti insegno la storia, la geografia, eccetera, eccetera, ma non ti posso insegnare nulla che implichi il riferimento ad una precisa matrice di valori, perché quei valori sono solo di quello e non di quell'altro, e quindi non bisogna discriminare. E questo è dopo il risultato che vediamo. E questo vale anche all'università. Ovviamente chi mi conosce sa che io me ne sono sempre fatto un baffo di queste stupidaggini, però ancora non mi ha mandato in galera nessuno e quindi io continuo e continuerò a impostare. Voi parlate con i miei studenti, ormai ne ho come dire, visti migliaia in 39 anni che insegno all'università, da cui capite quanto vecchio sono, 39 anni di insegnamento universitario, però io vedo che i miei colleghi, eccetera, l'idea è tu devi solo spiegare nel senso della concettualizzazione i termini, se parli di matematico, di fisico, di economia o di filosofia, ma non devi mai dichiarare, come dire, da che parte stai, perché questo altrimenti potrebbe essere preso come una forzatura o una violazione della libertà.
Il bello è, cioè il bello, il triste è che queste cose le dicono persone anche intelligenti, che hanno cultura, perché questo è il massimo della idiozia, perché tant'è vero che quelli veramente bravi e onesti non dicono queste cose. E qui non è un problema di essere credenti o non credenti, non c'entra niente questo. Marx non era un credente, Marx, eppure lui insegnava seguendo una, insegnava o scriveva in questo caso, seguendo una certa impostazione. Dopodiché la libertà del singolo è garantita quando tu gli prospetti o le prospetti diverse alternative e lasci la libertà di scelta al singolo. Ma tu non puoi dire siccome io non ti dico come stanno le cose, perché è ovvio che in questa maniera la non conoscenza è la prima alleata contro la vera libertà. Questa allora, vedete, è la seconda implicazione. L'altra è quella che riguarda il processo, il modo di concepire l'apparato scolastico. Mentre in tempo la scuola era uno strumento di inclusione sociale, oggi è diventato strumento di esclusione sociale. Perché? Perché mentre un tempo, vi ricordate il Don Milani della situazione, Lettera, un libro bellissimo, lui aveva capito tutto, ma anche la Montessori. Maria Montessori a livello di elementari, quando diceva a Montessori, chi è la brava insegnante? Quella che riesce a portare tutta la classe alla promozione, tutta. Oggi invece si dice, questi sono bravi, intelligenti, questi poco, allora dedichiamo le attenzioni ai bravi, così diventano super bravi, e questi li lasciamo al loro destino, tanto come dire, ci siamo capiti, poi li bocceremo due volte di seguito, quindi abbandoneranno oppure imparano niente, eccetera, eccetera. Capite che questa è una scelta che ha, delle, soprattutto a livello universitario, delle ricadute molto, molto, molto pesanti. Se voi guardate i dati sulla disoccupazione, in Italia oggi sono quasi tutti riferiti alla disoccupazione giovanile. Vorrà pur dire qualcosa, e andate a vedere chi sono i disoccupati, tutti laureati, o diplomati di scuola media superiore e così via, perché è chiaro che in questo caso la scuola funziona come meccanismo di selezione, in modo tale che quando uno ha finito, il mondo delle imprese è pronto a dire io voglio questi perché sono i bravi, intelligenti, dotati e non quelli e così via. Infine la terza implicazione di un approccio di questo tipo è quello che concerne la rimessa in circolo nel dibattito pubblico e quindi nella produzione culturale di quel principio che è il principio di fraternità. Voi sapete che la parola fraternità era una delle tre parole scritte nella bandiera della Rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité. E sapete che dopo la Rivoluzione francese, per opera del decreto del ministro dell'interno dell'epoca, Saint-Just, venne decretata l'abolizione. Saint-Just diede ordine di bruciare tutti i libri dove si parlava o ricorreva la parola fraternità. E così è stato. Tant'è vero che nei due, da allora, quasi due secoli e mezzo, è solo in questi ultimi tempi che il termine fraternità è ritornato. E da che cosa? Dopo la Rivoluzione francese, cioè dall'inizio dell'Ottocento, fino ad anni recenti, la fraternità è stata sostituita. Con che cosa? Con due parole che vengono vendute come simili, ma invece sono completamente diverse. L'una è quella di fratellanza. Ma la fratellanza non è la fraternità, sapete. La fratellanza è un concetto introdotto dalla cultura massonica. Ora, se voi siete massoni, fate bene a parlare di fratellanza, ma la fraternità è altra cosa dalla fratellanza. L'altra parola che ha surrogato impropriamente il termine fraternità è la parola solidarietà, che questa invece viene usata. E allora qui, ma ho finito il mio tempo, però una parola di chiarimento, bisogna che ci lasciamo con una parola di chiarimento, attenzione! C'è una differenza enorme tra fraternità e solidarietà. Questo è uno dei punti che persino Don Contiero non riusciva a capire. Chissà se prima di morire l'aveva capito. Perché gli dicevo, Don Contiero, possiamo avere una società solidale che non è fraterna, mentre una società fraterna è anche solidale.
E se la società è solo solidale ma non fraterna, la gente scappa da quella società o da quella comunità, da quella regione, perché non si vive bene a lungo. Nessuno comunità o gruppo umano può vivere bene a lungo solo con la solidarietà. Voi direte, ma allora è per forza, perché l'attuale società non è neanche solidale. Allora io capisco che si dica puntiamo alla solidarietà, però attenzione, la solidarietà non è l'orizzonte ultimo, non è l'ultima spiaggia. L'ultima spiaggia è la fraternità, perché è nella fraternità che si realizza la relazionalità. Per la solidarietà va benissimo la logica del regalo, della filantropia, ma per la fraternità no. Se io sono tuo fratello, io non ti posso trattare come il Bill Gates della situazione, che stacca gli assegni e dice tieni, derelitto, affamato, io ti mantengo. Quella non è la fraternità, quello è possibile con la solidarietà, che vuol dire che mentre la solidarietà può andare d'accordo con l'impersonalità e l'anonimato, la fraternità no. Per essere fratello io ti devo guardare in faccia, devo sapere chi sei, devo conoscere qual è la tua origine, e cioè devo scoprire la tua identità. Quando noi facciamo un atto solidaristico, forse che ci preoccupiamo di conoscere l'identità di coloro ai quali ci rivolgiamo, ma neanche per sogno. Per applicare la fraternità invece non possiamo semplicemente dare, dobbiamo coinvolgerci. Ecco allora perché oggi, se voi fate caso in diversi ambiti, cominciare dall'economia, che è la disciplina che io professo, vediamo che sta ritornando in superficie, al modo di un fiume carsico, la categoria di fraternità. E da un certo punto di vista questa categoria racchiude in sé quelle tre determinazioni di cui ho parlato prima. E vorrei chiudere con un pensiero a cui teneva molto il Don Contiero, e che è un pensiero che sicuramente conoscerete, che è il seguente. Una notte la paura bussò alla porta, la carità andò ad aprire, non c'era più nessuno. È proprio così. Nelle situazioni di passaggio come le attuali, il senso di paura ci pervade. L'antidoto alla paura è solo uno, la carità. La carità apre la porta e non c'era più nessuno. Questo è, come dire, è l'augurio che rivolgo agli amici del Centro Donati, e ancora una volta mi complimento per le iniziative che portano avanti e che realizzano con tanto successo. Grazie.